Salve tu, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Eccellenza Reverendissima, io Don Massimo Romano, postulatore della causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio Don Carlo de Cardona, al secolo Carlo de Cardona, sacerdote, morto in fama di santità il 10 marzo 1958, chiedo la esumazione e la traslazione dei resti mortali del servo di Dio perché sia tumulato nell'apposita tomba con sepoltura privilegiata presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena. Questo atto vuole esprimere la nostra riconoscenza per i benefici che il servo di Dio ha operato su questa terra ad imitazione di Cristo, povero, umile e sofferente. Gli incaricati procedano all'apertura del sepolcro e alla esumazione del venerato corpo del servo di Dio Don Carlo de Cardona, al secolo Carlo de Cardona, sacerdote secolare, morto in concetto di santità il 10 marzo del 1958. Venga traslato con rispetto e venerazione presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena e subito dopo la celebrazione eucaristica sia tumulato nel sepolcro preparato per lui. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, noi crediamo che la vita del servo di Dio Don Carlo è nascosta in te. Il suo volto contempli la tua bellezza e sia illuminato per sempre dalla vera luce che ha in te la sorgente inesauribile. Per Cristo nostro Signore. Amen. L'eterno riposo. Venga a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo. Donagli, o Signore, e splenda a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. L'eterno riposo. Donagli, o Signore, a lui la luce perpetua. Riposi in pace. Amen.
L'inizio dell'anno liturgico, la prima tappa, l'Avvento, con questo accadimento importante nel quale come diocesi noi ci crediamo, la santità del servo di Dio Don Carlo De Cardona. E il mio cuore è veramente pieno di gioia anche per la presenza di Sua Eccellenza Monsignor Donato Rivero, che oltre ad essere un confratello dell'Episcopato, lo posso dire con grande sincerità, ci vogliamo bene, ci sosteniamo, ci incoraggiamo e qualche volta ci consoliamo a vicenda, perché è bello come vescovi, come successori degli apostoli, sentirsi in comunione, soprattutto nei momenti in cui le sfide dinanzi a noi sono veramente tante problematiche. Grazie anche al vicario generale, ai confratelli, al postulatore, ai cari frati cappuccini, ma soprattutto un abbraccio a tutti, a tutte le autorità, a tutti voi credenti che con me, vescovo, state credendo nella postulazione, nella canonizzazione del servo di Dio Don Carlo De Cardona. Come credenti alla seguita di Gesù, morto e risorto per noi, come i suoi amici, siamo entrati in un nuovo anno liturgico. L'anno liturgico è l'itinerario quotidiano e festivo della Chiesa. La Chiesa, come madre e come educatrice, ci prende per mano in tutto l'anno liturgico e piano piano ci fa entrare nella comprensione, nella intelligenza, nell'approfondimento dei grandi misteri di Dio. Guai se un credente non avesse l'itinerario liturgico. Gli mancherebbe una guida, gli mancherebbe un orientamento di senso, un orizzonte. E in ogni anno liturgico la Chiesa ci consegna alla meditazione come compagnia un Vangelo. Questo anno liturgico si chiama in modo convenzionale Anno C. E questo anno sarà il Vangelo di Luca ad accompagnarci, a nutrirci. Il Vangelo di Luca è il Vangelo della misericordia. Il Vangelo di Luca è il Vangelo dell'oggi della salvezza. Il Vangelo di Luca è il Vangelo della gioia per chi incontra Gesù. Il Vangelo di Luca ha come protagonisti gli anaquim, i poveri, gli ultimi, le persone più vulnerate, più fragili. La Chiesa con questa pedagogia in 3 anni ci fa leggere i Vangeli sinottici, ci fa entrare proprio nell'approfondimento delle narrazioni testimoniali di Gesù. Poi durante l'anno liturgico, durante alcune feste, durante alcuni momenti particolari, è il Vangelo di Giovanni che ci verrà incontro. È bello ed è giusto sapere che oggi noi viviamo il nostro capodanno ecclesiale. Non ci sfugga questo inizio e non ci sfugga l'obiettivo dell'anno liturgico. L'obiettivo dell'anno liturgico è la conoscenza più approfondita di Gesù, il Messia, il Figlio di Dio, colui che con il dono di sé ci ha riscattato da ogni forma di oppressione, da ogni forma di peccato. E la prima tappa dell'anno liturgico è costituita dalle 4 settimane di Avvento. Cos'è l'Avvento?
Cerchiamo di cogliere l'identità, il chi è e il che cos'è l'Avvento. Attenzione, fratelli e sorelle, l'Avvento vuole risvegliare nella coscienza dei credenti che esiste la seconda e ultima e definitiva venuta di Cristo, quella che con un termine teologico chiamiamo parusia. E l'Avvento colloca la Chiesa, colloca la nostra esistenza di credenti, colloca il popolo di Dio, che siamo noi, tra un già e un ancora. Il già è il primo Natale, è la prima venuta di Cristo, il Figlio di Dio, nella debolezza della carne umana, nella fragilità. Il già è l'incarnazione, Dio che viene a giocarsi la sua vita, si dona completamente a noi e vuole che noi viviamo da Dio. E vuole che il nostro umanesimo, il nostro essere uomini, sia divinizzato. Ma l'Avvento colloca la nostra esistenza anche rispetto a un non ancora, cioè quando ci sarà. E sottolineo, ci sarà. Spesso nella nostra predicazione, nelle nostre catechesi, manca proprio l'orizzonte finale della nostra vita, mancano i cosiddetti novissimi, per cui spesso ci manca il fondamento della speranza, perché sono i novissimi che costituiscono il fondamento della nostra speranza. Ci sarà un momento, ma noi non è dato conoscere, a partire dal mistero, ci sarà un momento in cui il Signore ritornerà sulla terra. Sarà il momento in cui ritornerà nella gloria e sarà il momento finale, il momento del giudizio. Questo momento, che noi chiamiamo parusia, l'Apostolo Paolo chiama questo momento con un termine molto bello, anakephalaiosis, cioè la ricapitolazione in Cristo di tutta la storia, perché Cristo è l'alfa e l'omega, l'inizio e la fine. In Lui ci sarà la sintesi, il riassunto di tutto. Tutto ciò che è stato creato ritornerà in Cristo. Lui il vivente, ieri, oggi e per sempre. Ecco la bellezza dell'Avvento, che ci fa cogliere che il tempo della Chiesa, attenzione a quello che sto per dire, il tempo della Chiesa si chiama frattempo, La Chiesa vive il tempo tra il già, il primo Natale, e il non ancora, l'ultima venuta di Cristo. E la Chiesa vive nella storia, la Chiesa vive nel mondo, la Chiesa abita la storia. E nel frattempo, tra questi due eventi, uno accaduto, uno che accadrà, la Chiesa è chiamata a testimoniare la bellezza di Cristo. Ha ragione il teologo Tillich quando dice che cos'è la Chiesa. La Chiesa è il prolungamento di Cristo nel tempo tra il già e non ancora. E quando ci sarà il non ancora, la Chiesa terminerà il suo compito, perché allora vivremo il compimento, lo svelamento totale. E allora nel tempo che ci è dato di vivere, perché se è vero che ci sarà la parusia finale, è anche vero che poi ci sarà una parusia parziale. Sapete qual è la parusia parziale? Quando noi moriremo. La morte è la parusia personale. La morte, per noi credenti, è l'incontro faccia con faccia, come dice il testo sapienziale di Giobbe, volto di volto nei confronti di Dio. Però in questo frattempo, in questo tempo in cui la Chiesa e noi cristiani
vivere è essere messi alla prova. Vivere è essere tentati. Per questo nel Vangelo di Luca, nella seconda parte, Gesù cosa dice? State bene attenti, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affari della vita, e che quel giorno non vi piove addosso improvviso come un laccio. Esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Ecco, Gesù ci mette in guardia da non sciupare il tempo della vita, di non sprecare la vita. Fratelli e sorelle, il più grande peccato che noi commettiamo è quando sprechiamo la vita, e quando maledicciamo la vita, e quando sciupiamo la vita, e quando ci perdiamo nelle dissipazioni. Papa Francesco, da un po' di tempo a questa parte, ci sta richiamando a non cadere o a non cedere alla mondanizzazione. Questo significa. Mondanizzarsi significa quando la Chiesa diventa mondo e fa sua le logiche del mondo. Ma la Chiesa vive nel mondo, ma vive una differenza, quella che si chiama differenza cristiana con il mondo. E la Chiesa nel frattempo, tra il giorno del cuore, nell'avvento della parusia, nell'attesa della parusia, o con la morte, o col momento finale, nel momento della decapitolazione, noi siamo chiamati a non cedere alla mondanizzazione, alle dissipazioni. E poi Gesù ci affida due esortazioni bellissime, che costituiscono lo stile, la prassi di vita del popolo di Dio, della Chiesa, dei credenti. Vegliate e pregate in ogni momento. Ora, il cristiano, la Chiesa, il popolo di Dio, noi, che cosa dobbiamo vivere in questo frattempo? Senza cedere alla mondanizzazione, dobbiamo innanzitutto vigilare su noi stessi e sugli altri. A me piace tradurre questo termine evangelico nella parola italiana responsabilità. Vegliare significa siate responsabili, custodite il tesoro che vi è stato consegnato, che è la vita. Non sprecate questa vita, non sciupate questa vita. Non lasciatevi andare, non siate pigri, non siate indolenti, non siate prigionieri della cinghia, quella che i giovani chiamano la paranoia, la svogliatezza, l'abbandono, finché la tua vita ce l'ha lasciata. Vigilare significa custodirsi e custodire, significa essere responsabili di sé, degli altri e del mondo. Ma non basta essere responsabili, perché da soli non ce la facciamo. Ed ecco allora l'altro invito di Gesù: pregate. Leggevo qualche mese fa una pagina del diario di Lutero, lo cito appositamente, una pagina del suo diario. Sapete cosa dice Lutero? Oggi ho molto da fare, dunque pregherò almeno 4 ore. Ripeto, oggi ho molto da fare, dunque pregherò almeno 4 ore. Immaginate, in alcune cose aveva pure ragione, ma immaginate quello che ha fatto, no? Si è lasciato andare. La cosa più bella di Lutero è che aveva capito l'importanza del cuore di Dio, anche se poi lui la leggeva in modo individualistico, in modo soggettivista, però mi ha impressionato. Lui che poi ha ceduto a tante tentazioni, lui dice: oggi ho molto da fare. Noi ragioniamo così: oggi ho molto da fare. Beh, Signore, accontentati. Accontentati di qualche piccola cosa. Ma si può essere credenti senza preghiera?
Il cristianesimo senza preghiera diventa ideologia, diventa teoria, diventa filosofia. E il cristianesimo non è ideologia. La preghiera è il respiro della vita cristiana. La preghiera è l'intimità fra Cristo e il credente, fra il credente e Cristo. Ecco che cosa ci dice il Vangelo in questo tempo di avvento, che ci fa capire che c'è un giorno nel cuore. Dicevo poc'anzi che felice coincidenza. Fa l'inizio dell'anno liturgico, c'è l'avvento e la traslazione delle spoglie mortali del servo di Dio Carlo De Cardone al cimitero in questa stupenda chiesa ristrutturata Santa Maria Maddalena. Sì, è una felice coincidenza, perché guardate, De Cardone per me, per quello che ho potuto leggere, De Cardone è il sacerdote dell'avvento. De Cardone è stato capace di vivere il già e non ancora nella sua vita. Don Carlo De Cardona ha saputo declinare il cielo e la terra, ha saputo fare sintesi fra la preghiera e le questioni sociali del mondo. Se leggete il diario di De Cardona, vi accorgerete che questo sacerdote, per me, è una mia idea, fu un sacerdote mistico. Fu un grande uomo dello spirito. Grande era il suo innamoramento per Gesù crocifisso. Tutta la sua vita è un fare la volontà di Dio. Tutta la sua vita fu una sorta di cristificazione, farsi Cristo, diventare Cristo, conformarsi a Cristo. Ma la cosa bella che si scopre leggendo il servo di Dio Don Carlo De Cardone è che fu tanto mistico, fu tanto spirituale, fu tanto innamorato di Cristo e al tempo stesso fu innamorato degli ultimi, dei più poveri, delle persone che facevano fatica a vivere con dignità la sua vita. Penso a tutta la sua azione a favore degli operai, a favore dei braccianti. Per chi non lo sapesse, ma ormai quasi tutti lo sappiamo, De Cardone organizzò la prima cooperativa di credito. Se oggi in Calabria c'è la banca cooperativa di credito a rendere, e perché l'ha voluta Don Carlo De Cardone, sia chiaro. E sapete perché pensò ad una banca di credito cooperativo De Cardone? Perché lui faceva questo discorso. Sarebbe interessante leggersi il suo manifesto programmatico in 7 punti, ma non vi posso spiegare tutti i 7 punti. Andate a leggere. Sapete perché mise su la cooperativa di credito? Sapete perché? Lui diceva così: se un povero si rivolge alla banca non gli darà mai un soldo. Allora lui diceva: noi dobbiamo fare sì che i poveri possano avere un credito da parte di una banca cooperativa. Capite l'intenzione? Perché lui diceva: in questo modo si dà ai poveri, agli operai, ai braccianti, agricoli. Perché c'è stato sempre il caporalato, c'è stato sempre lo sfruttamento, c'è stato sempre l'oppressione. Per questo ebbe dei problemi di quell'ora. Volete avere dei problemi, carissimi confratelli sacerdoti? Occupatevi dei poveri e avrete subito il problema. Non fu capito anche dal fascio, dai fascisti. Anzi, il fascismo vide in lui un grande pericolo.
ma lui non rinunciò mai, anche quando non fu capito dentro la Chiesa e fuori la Chiesa, non rinunciò mai ad amare Cristo e ad amare Cristo nei poveri, negli ultimi. Mi sembra che De Cardone, concludo, abbia in un certo qual modo anticipato il Concilio Vaticano II, abbia anticipato la Costituzione Caudium et Spes e abbia anticipato in un certo qual modo tutto il manifesto programmatico del cattolicesimo democratico e del cattolicesimo sociale. Per questo parlavo di una bellissima coincidenza. De Cardone è stato il sacerdote del già dell'ancora, è stato il sacerdote dell'avvento, è stato il sacerdote che è stato capace di mettere insieme nel suo ministero presbiterale le ragioni di Dio, le ragioni del cielo e le ragioni del mondo, soprattutto di quella parte di mondo più umile e più abbandonata a proprio destino. Ringraziamo il Signore per il dono di Don Carlo De Cardone e chiediamo allo Spirito Santo che ci accompagni in questo cammino di canonizzazione affinché possiamo veramente raggiungere l'obiettivo della beatificazione e della santificazione. Noi ci ammetteremo tutta, poi il privato appartiene alla grazia di Cristo. Prima della traslazione solenne del corpo mortale di Don Carlo De Cardona nell'apposito sepolcro, voglio di cuore ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Francesco Savino, il Vescovo di Lungro, l'Eparca Monsignor Oliviero, le autorità qui presenti, civili e militari, il caro Sindaco di Morano, il Dottor Nicolò De Bartolo, grazie per la disponibilità che hai sempre avuto. Sedetevi. Un breve pensiero per la collaborazione. Grazie alla presenza anche del Sindaco di Malvito, del Dottor Amatuzzo, grazie anche all'Onorevole Pappaterra e le altre autorità che sono presenti, i sacerdoti e i confratelli, i frati cappuccini, tutti. Questa solenne celebrazione della traslazione del venerato corpo del Servo di Dio, Don Carlo De Cardona, in questa chiesa parrocchiale, ci riempie di gioia e di commozione, ricordando la vita esemplare, semplice, umile, laboriosa, di questo figlio di Dio e illustre, permettetemi di dirlo, cittadino di Morano. Ricordando a tutti che due sono le necessità del pensiero di Don Carlo, secondo il mio pensiero, l'amore e l'opera sociale. L'amore che dovrebbe impedire di commettere il male, il dolore che ripara il male, e ha sofferto tanto Don Carlo nella sua vita, l'opera che rende tangibile l'amore. La fede senza le opere, ci direbbe l'Apostolo San Giacomo, è morta. Per amore Gesù è salito sulla croce. Questa è la scienza da apprendere dai santi, dal nostro caro Don Carlo. Saper amare e saper soffrire per amore e renderlo visibile verso i poveri, i piccoli, gli ultimi del Vangelo. La vita esemplare e sacerdotale del Servo di Dio è modello per tutti noi di virtù umane e cristiane. Lottò attraverso una sua pedagogia educativa per l'elevazione del tessuto religioso e sociale delle popolazioni del suo tempo, la nostra amata Calabria. Voglio ricordare sempre quello che disse Giovanni Paolo II quando visitò la nostra terra di Calabria e precisamente a Cosenza. Il gigante del cattolicesimo calabrese, modello da seguire quale fermento e forza morale per il rinnovamento e la rinascita religiosa, morale e civile di tutta la regione Calabria. Così lo definì San Giovanni Paolo II. Fu straordinario e significativo un suo intervento in riferimento ad una delle sue più specifiche intuizioni, le casse rurali. Dice Don Carlo:
noi che ci occupiamo di casse rurali e di interessi economici, non abbiamo mai dimenticato di essere sacerdoti e discepoli di Cristo. Spesso la nostra azione è stata la fiacca e lo spirito di pigrizia ha sopraffatto l'amore all'ideale, ma attraverso l'azione economica noi abbiamo sempre cercato il regno di Dio. La vita sacerdotale di Don Carlo, la cui missione sociale ha trovato sorgente e forza in una robusta spiritualità cristologica, è particolarmente eucaristica, non a caso il suo sepolcro vicino al tabernacolo. Non può essere taciuta l'attenzione della Chiesa quale modello di virtù umane e sacerdotali, che oggi in particolare sono potenzialmente feconde per un ministero proteso al servizio di ogni uomo e donna del nostro tempo. Il servo di Dio Don Carlo De Cardona è da annoverarsi tra quelle persone che, avendo compreso la valenza storica del cristianesimo, hanno realizzato la loro suprema vocazione alla perfezione evangelica, ispirandosi alla sequela del Signore e ai suoi principi, raggiungendo quella scienza dell'amore che Dio Padre fonde sulla terra mediante il Signore Gesù e lo Spirito Santo. Un grazie anche di cuore ai familiari, ai parenti, alle comunità qui presenti in Cosenza, come anche un sacerdote, e alla comunità parrocchiale di Albidona, la mia, San Michele Arcangelo, e tutti coloro che da ogni parte sono venuti qui per partecipare a questo momento importante nel cammino di santità di Don Carlo De Cardona. Quindi un sentito grazie a tutti coloro che a vario titolo e in vario modo hanno collaborato e collaborano per la causa di beatificazione di Don Carlo. La pietà cristiana ci ha riuniti per la benedizione di questo sepolcro, dove il corpo mortale del servo di Dio, Don Carlo De Cardona, riposerà, finché spunti il giorno glorioso del Signore. Da questo luogo innalziamo gli occhi alla Santa Gerusalemme e contempliamo il Cristo risorto dai morti e asceso al cielo. E con lui Maria assunta in corpo ed anima alla gloria del paradiso. Egli che ci ha comandato di attenderlo operosi e vigilanti, ci unisca al suo trionfo nel giorno della risurrezione. Ti benediciamo, Dio giusto e santo, fonte di ogni consolazione. Tu hai stabilito che i nostri corpi mortali ritornino alla terra dalla quale furono plasmati, ma per un dono della tua misericordia hai mutato la dolorosa sentenza di morte, eredità del peccato, in una suprema testimonianza di amore. Tu hai provveduto per Abramo, padre dei credenti, una sepoltura nella terra promessa, hai esaltato l'opera di Tobia nel pietoso ufficio di seppellire i morti, e hai voluto che il tuo unico figlio venisse deposto in un sepolcro nuovo, dal quale risorto
vincitore della morte, per darci il pegno della risurrezione futura. Ora ti preghiamo, Padre, benedici questo sepolcro preparato all'ombra della croce per le spoglie mortali del tuo servo Don Carlo De Cardone, perché sia un luogo di pace e di speranza. Qui riposino in pace, in attesa dell'avvento glorioso del tuo figlio, per risorgere con lui alla vita immortale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del battesimo che ci ha fatti tuoi figli ed eredi della gloria futura. Dichiaro chiusa la sessione per la desumazione, la preparazione e la tumulazione nel nuovo sepolcro del venerato corpo del servo di Dio, Don Carlo De Cardone. O Dio, che per il bene della Chiesa e il conforto dei fedeli hai ricolmato dei doni del tuo spirito il tuo servo Carlo De Cardone e ne hai fatto un sacerdote innamorato del tuo figlio Gesù, dei poveri, degli ultimi e degli sfruttati, concedici la grazia di sperimentare l'efficacia della sua intercessione ed imitarne la fede, la speranza, la carità, la mitezza, l'umiltà e la pazienza nell'accettare cristianamente le avversità. Donaci, Signore, di impegnarci nella promozione morale, intellettuale e sociale dei nostri fratelli, in particolare di quei poveri di spirito ai quali hai promesso il regno dei cieli. O Signore, glorifica anche in terra il tuo servo fedele. Amen. Se questa sera è accaduto questo, vuol dire che c'è qualche cosa che dobbiamo capire. Io questa sera, sapete cosa mi porto a casa? Mi porto a casa una cosa importante, che devo diventare santo. E so che è difficile. Sì, ha ragione Papa Francesco, quando ci ha regalato il Gaudium et Exultate, che per me forse è il documento più bello di Papa Francesco. Dobbiamo alzare l'asticella della nostra vita. Giochiamo troppo al ripasso. Io ho un'idea fissa. Devo far fare un donato all'ingresso delle chiese e della diocesi un volantino scritto così: qui non si fanno sconti, oppure qui non si fanno salti. Sì, perché noi oggi facciamo la pastorale dei salti. Al ripasso giochiamo, no? No, invece dobbiamo proporre la santità a tutti. Dobbiamo proporre a tutto il popolo, di essere santi. Diceva Giovanni Paolo II che la misura alta della vocazione cristiana è la santità. La misura alta. Io a casa mi porto questa profezia. Ho sentito durante la celebrazione che il Signore mi dice: anche tu devi essere santo. E sono convinto che De Cardone diventerà santo.
Io ne sono profondamente contento. Tutto ora diventa benedizione. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio onnipotente e Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.